ARPA Umbria ha recentemente aderito come end user al progetto europeo EUMORES, un progetto finanziato nell'ambito del programma europeo di ricerca Horizon 2020 e che mira allo sviluppo di nuovi servizi altamente efficienti per il monitoraggio della qualità delle acque, degli ecosistemi lacustri, lagunari e di zone costiere. Il progetto EUMORES, finanziato dalla Comunità Europea all'interno dei bandi Horizon 2020, è un progetto che mira a un servizio fornito attraverso le tecniche di osservazione della Terra per il monitoraggio e la futura gestione delle acque interne, tra cui i laghi e le lagune. Coordinato dalla Water Insight, piccola industria olandese, e con differenti partner europei che si occupano di ricerca e in particolare di telerilevamento e dunque uso di satelliti e immagini satellitari e di modellistica ecologica, ha la finalità di produrre una serie di prodotti quali mappe, indicatori di stato di qualità delle acque, misure in continuo in situ basate sulle proprietà spettrali delle acque e modelli ecologici per differenti ecosistemi acquatici, quali ad esempio il lago Trasimeno, ma anche la più grande laguna europea come la Laguna dei Curi o i grandi laghi olandesi, per differenti end users, 15 all'interno del progetto, che potranno servire e accedere a questo particolare servizio in modo da poter integrare le normali tecniche limnologiche di monitoraggio delle acque con questi prodotti di nuova generazione. In particolare, come CNR IREA, ci occuperemo di ottimizzare l'utilizzo delle immagini fornite dai sensori dei satelliti Sentinel-2 e Sentinel-3 dell'Agenzia Spaziale Europea per produrre algoritmi performanti e per poter dare servizi in quasi tempo reale di stato di qualità dell'acqua, quali ad esempio indicatori come la clorofilla A superficiale, i solidi sospesi totali, le sostanze organiche colorate disciolte nelle acque e lo stato di conservazione e di salute della vegetazione acquatica sommersa ed emersa delle zone costiere. Nell'ambito delle attività del Centro Cambiamento Climatico e Biodiversità in ambienti lacustri e zone umide, ARPA Umbria ha già preso parte all'inizio del 2017 al primo End Users Workshop nell'ambito del kick-off meeting del progetto, tenutosi a gennaio a Wageningen, nei Paesi Bassi. Nell'ambito del progetto, ARPA Umbria per due giorni ha ospitato a Perugia e al Lago Trasimeno i ricercatori del CNR IREA, con i quali sono state condivise sia attività di formazione e informazione che attività sul campo. Oggetto dell'incontro della prima giornata, che ha avuto luogo nella sede di Perugia di ARPA Umbria, è stato l'utilizzo del Remote Sensing, il telerilevamento da satellite, i nuovi prodotti del progetto EUMORES applicati al Lago Trasimeno, i principi fisici e il funzionamento di uno strumento molto importante, lo spettro radiometro WISP. Uno strumento che durante la seconda giornata dedicata alle attività sul Lago Trasimeno è stato usato per effettuare le prime misure radiometriche in concomitanza del passaggio del satellite Sentinel-2. Il sistema WISP della Water Insight è uno spettro radiometro che contemporaneamente in modo automatico misura l'irradianza solare e ha due sensori di irradianza che misurano secondo il protocollo SeaWIFS la quantità di luce diffusa dal cielo e quella che invece fuoriesce dall'acqua. E all'interno c'è un sistema che poi combina queste tre misure per ottenere la riflettanza dell'acqua. È un sistema facile, user friendly da usare, con un semplice tastiera per poter impostare le misure, e questo qua permetterà di avere informazioni sullo stato di qualità dell'acqua e la validazione dei sistemi di osservazione della Terra satellitare.
lago Trasimeno rappresenta un'area di eccezionale valore per la ricchezza e la diversità di specie floristica e faunistica. E proprio per le sue caratteristiche di unicità è stato scelto come uno dei casi studio a livello europeo nell'ambito del progetto. Tra le aree di studio italiane abbiamo selezionato il lago Trasimeno e alcuni laghi subalpini lombardi. Gli end users del progetto saranno ARPA Umbria e ARPA Lombardia. Per quanto riguarda la collaborazione con ARPA Umbria, è previsto lo studio del lago Trasimeno tramite l'integrazione delle immagini satellitari, misure in situ che per quest'anno saranno effettuate con lo spettro radiometro WISP, mentre per il prossimo anno saranno effettuate con un radiometro che sarà posizionato in continuo e permetterà di misurare giornalmente a cadenza di 15 minuti lo stato di qualità delle acque. Tutte queste attività si integreranno con le normali e tradizionali campagne di monitoraggio svolte dall'ARPA Umbria.